Quindi ho partecipato su invito del sindaco a sto tavolo tecnico in qualità di primario della, dei pochi primari rimasti nell'ASL Frosinone e nell'ospedale di Sol. E le problematiche degli ospedali della nostra provincia sono quelle della carenza di personale cronico che sta portando a rischio di chiusura diversi reparti. L'atto aziendale e il piano regionale degli ospedali non prevede la chiusura di questi reparti. Se voi guardate l'atto aziendale sono previste delle unità operative complesse, quindi con primari, aiuti, insomma con gli organici, in quasi tutti gli ospedali della provincia, e questo piano è stato approvato dalla Regione Lazio. La realtà dei fatti è che la carenza di personale medico, tanto non abbiamo primari in quasi nessuna unità operativa della provincia, e non abbiamo personale medico perché il personale medico che è andato in pensione o che si è trasferito di sua volontà in questi anni, e non parlo di quest'ultimo anno perché è una cosa, una storia che dura da almeno 10 anni, è una scelta aziendale da almeno oltre 10 anni, non è stato sostituito a dovere. La situazione in generale è che molti reparti rischiano di chiudere, per esempio la pediatria, la cardiologia e altri reparti, e mettere in crisi naturalmente le attività ospedaliere. In questo tavolo in cui ho partecipato sono rimasto abbastanza sorpreso che questo referente della segreteria della cabina di regia, se non se mi ricordo bene, della Regione Lazio si è dimostrato molto diciamo possibilista sulle possibilità di assunzione a tempo determinato e anche sulle possibilità a breve termine di nomine di responsabili veri di unità operativa complessa. È io sono veramente imbarazzato perché ci sono due linee di pensiero di fatto, uno che ci ha detto la segreteria tecnica della cabina di regia, il dottor Schiavetti, e quella che è ufficiale della ASL. L'ASL continua a sostenere che deve chiedere la deroga al divieto delle assunzioni, cioè chiedere una deroga al divieto delle assunzioni, e quindi credo che questa deroga deve poi passare al Ministero dell'Economia e Finanza dove c'è il blocco delle assunzioni. Secondo questo Schiavetti, nel caso in cui non sono garantiti i livelli essenziali di assistenza, i livelli minimi di assistenza, la Regione può autorizzare delle assunzioni. Da questa diatriba vedremo nei prossimi giorni che cosa ne verrà fuori. È ovvio che io da medico e da cittadino mi auguro che si possa risolvere questo problema in modo sereno, sia per gli operatori, sia per i cittadini, sia per la direzione generale. Non c'ho altro da aggiungere rispetto a quello che è stato già detto.